Roberto e Gastone da... da sempre. Non ho altri amici. E tutti e due sono cari e deliziosi. Già, ma siccome non ti permetterebbero di sposarli tutti e due, bisogna scegliere. So come Roberto sia stato favorito. È naturale, poiché è il maggiore. Mamma, vi prego, non parliamo di questo. E così, per spirito di giustizia e anche per i generosi consigli di papà, ho voluto con tutta la mia volontà secondare i vostri disegni ed il vostro progetto, duchessa. Inclinando dalla parte dove c'è meno ricchezza, meno titoli, meno onori. Sei un angelo. Un angelo inglese, perché ragioni come un vecchio avvocato. Poiché Gastone è il meno fortunato, io voglio con il mio amore e la mia amicizia dargli tutto quanto gli manca per essere quasi l'eguale di suo fratello. Farò così un gesto di riparazione. Renderò felice sua madre. E non potrò mai essere accusata d'eccessiva ambizione. E a poco... Non esitare. Oh, sì. Beh, allora... a poco... Nonostante la seria risoluzione del tuo cervello, il tuo cuore ha deciso diversamente. Non capisco che cosa vogliate dire, mamma. Perché sei della forza d'una macchina da cucire, tu. Fiorenza era decisa, risoluta ad amare Gastone. E proprio per questo si è innamorata di Roberto. Oh, lasciatela parlare. Ma parlo per lei. No, non è vero. Parla tu. Ma non lo vedi che tacendo ti urla la verità del suo cuore? Senti, Fiorenza, tu non hai niente di romanzesco. Enormemente, invece. Poiché volendo amare per volontà, per ragione, per logica, si è messa ad amare per amore. E per quanto si faccia, sarà sempre il miglior modo di amare. Ma dunque, perché vuoi insistere? Pensa, se per uno sforzo di volontà o di bontà, sposaste Gastone pur amando Roberto. Ricordati di Francesca da Rimini. Oh, mamma, si direbbe che voi vi divertite a tormentarmi. È la verità, duchessa. Oh, sei contenta? E che cosa aspetti per abbracciarla? T'abbraccio io, cara, e subito, e ti bacio. E il mio vecchio burattino fa delle capriole di gioia. Ma che cos'hai, Anna? Ma è dunque sciocco, gobbo, ridicolo, Roberto? Mamma, basta che io faccia un progetto, che accarezzi un'idea, che abbia una speranza, perché immediatamente tutto crolli, tutto, tutto come per effetto d'una maledizione, tutto, sempre, tutti contro di me. È assurdo, è assurdo. Vi domando perdono. Ma di che cosa? Ti garantisco che sei tu, assurda. E anche ingrata verso Dio, che ti manda un così bell'angelo per abbellire la vita di tuo figlio. Assurda. Assurda, e questa volta spero non negherai una parzialità che, lasciamelo dire severamente, diventa odiosa addirittura. Per troppo rispetto, mamma, non voglio discutere. Non è il rispetto che abbonda, sono gli argomenti che mancano, ecco perché non discuti. Non mi opprimete, mamma, non mi opprimete. Ma che cosa vi serve? La vostra intelligenza, la vostra esperienza, mamma, se voi non capite che io non ne posso più. Ma perché? Perché, mamma, non volete capire che io soffro come una dannata? E che vorrei morire, vi giuro, per non essere più né troppo giusta né troppo ingiusta. No, cara. No, non andare. Sarai mamma anche tu un giorno. E non è male, sai, che tu sappia che nella grande dolcezza di essere mamma ci sono delle spaventose amarezze, delle spine atroci. Anna, pensa che la felicità di Roberto non può assolutamente nuocere a quella di Gastone. Non ne avrà mai lui. Bestemmi. Lo sento. Ed è questa paura che ha creato un antagonismo che io non volevo, che avevo giurato di non volere. Che cosa ho fatto, mamma? Che cosa ho fatto? Hai fatto il tuo dovere, Anna. Forse più del tuo dovere, e devi esserne fiera.
Ma se fosse un male, se fosse un delitto fare più del proprio dovere. Oh, ma io non so più niente di me. Non riesco più a capire niente. Vorrei morire, mamma, vi giuro. Vi giuro che vorrei morire per punirmi. Stai zitta, non parlare così. Non sciupare le poche ore che mi rimangono. Ma come vuoi che io possa andarmene serenamente se mi farai andar via con la paura di lasciarvi tutti in una simile discordia? E se laggiù si pensa ancora a quelli che ci furono cari, immagina la mia angoscia di sapervi tutti così divisi, così ostili gli uni agli altri. Ho vissuto quasi un'eternità di inquietudine, poiché sono stata figlia, sposa, mamma, nonna. Vorresti dunque che le mie inquietudini durassero ancora di là per un'altra eternità? No. Non infliggermi questa tortura, Anna mia. Ho diviso tutte le tue gioie e tutte le tue pene da che sei al mondo. Non ti ho mai lasciato d'un passo. E se ora a volte sparisco per dei piccoli viaggi, non è per piacere, sai, no. È per abituarti a non vedermi. È per prepararti a poco alla grande sparizione. Dunque credimi, metti un po' di pace nel tuo cuore e non dimenticare che per essere mamma non basta essere coraggiosa, che bisogna essere anche eroica, che non basta soffrire, ma che bisogna saper soffrire senza sapere perché. Non lo dimenticare, eh? E adesso basta. Basta. Oh, guarda, ho fatto piangere un angelo inglese. Non me l'ha mai successo. Basta, basta, basta. Dimmi, cara, quando ritornerete in Francia? Credo fra 2 settimane. E allora fra 2 settimane noi riprenderemo la nostra conversazione. E ci ammetteremo anche tuo padre. Sì, perché se tu ti mariti, sarà meglio che lo sappia anche tuo padre. Va bene così, Anna? Sì, mamma, come volete. Sei più calma? Sì. Meglio così, cara. Meglio così. L'onore del nome è salvo. Ancora 2 mosse e Roberto avrà battuto il terribile Lord Lam. Ma che cosa è accaduto? Avete dei visi? Boh, sei poco galante. Avresti potuto dire che abbiamo dei bei visi. Belli, sì, ma un po' lunghi. Perché? Io vado a dire a papà che è tardi, che bisogna andare. Gastone. Sì, mamma. Gastone, qualche mese fa tu mi hai detto che la tua amicizia per Fiorenza minacciava di trasformarsi in un sentimento più vivo. Mi ingannavo. O mi inganni? No. E non ne hai mai parlato con Fiorenza? Sì, ma non di me, di Roberto. Si amano. Come l'hai saputo? L'ho indovinato. Soffrendo? No. È la verità? Ma sì, mamma. E nessun dispiacere? Nessun rimpianto? Ma no, anzi. Anzi, sarebbe per me un vero dispiacere se qualcuno o qualcosa potesse impedire l'unione di quei 2 esseri tanto buoni e tanto belli. Anzi, mamma, già che parliamo di Roberto, vorrei rivolgervi una preghiera. Quale? Roberto vi sente un po' distante e ne soffre molto, molto più di quanto potete immaginare. Riavvicinatevi a lui come prima. Fategli sentire come prima che siamo perfettamente uguali nel vostro amore. Vogliategli tanto, tanto bene, se volete che io goda senza rimorsi del bene che volete a me. Ecco la mia preghiera, mamma.
Vi ha proprio stregati tutti. Oh, ma... Basta così, Gastone. Ho capito. Vieni qui, caro, e dammi un bacio. E insisti, eh? Insisti se non lo perdiamo, il nostro Roberto. Lo so, nonna. Lord Lamb e sua figlia partono a momenti, che tutto sia pronto. Sì, eccellente. Scacco matto. No, sconfitto. Sconfitto come un principiante. Prenderete la rivincita al vostro ritorno. Difficile, contessa. Roberto è un giocatore così originale e ardito che mi fa perdere la testa. Ti farà perdere anche il treno se non ti spicci. Mamma si è occupata della partenza. Tutto è pronto. I miei ringraziamenti, duchessa. A presto, allora. Vi accompagno, così farò due passi prima di coricarmi. Buonanotte, Anna. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Carlo. Buon riposo. Prendete il mio braccio, nonna. Goodbye, Bob. Goodbye, darling. Siete rimasto per farmi delle scuse. Sì, mamma. Un po' in ritardo. Anche di questo mi scuso. Voglio credere quello che avete detto. Che niente di grave è accaduto tra voi e Regnoli. No, mamma. Né col padre, né con la figlia. Niente. Allora? Allora come spiegate? Non saprei dirvi. Un momento di impazienza. Un momento di impazienza vi ha reso così aspro, così duro con un vecchio amico. E ciò che è più antipatico ancora, con una donna. Sono pentito, mamma. Non basta. Che cosa posso fare? Già che non sapete frenare i vostri nervi, imparate almeno l'umiltà di scusarvi subito con coloro che offendete. Andrò da Regnol domani. Non sarà che un dovere. Come sarà un dovere in avvenire di non ricadere più in simili eccessi. Non basta essere di una grande casa. Bisogna anche saperci stare. Correggetevi. Me lo prometto, mamma. Volete perdonarmi? Sì. Sulla vostra promessa. Grazie. Sono molto stanca e devo scrivere ancora delle lettere. Buonanotte. A domani. Buonanotte, mamma. Thank you.
mamma. Siete ancora voi? Forse troverete che è un'altra bizzarria quello che vorrei chiedervi. Che cosa? Un bacio. Sarebbe un addio. Perché? Sareste già sul punto di lasciarci. Chi vi ha detto? Fiorenza. O incidentalmente. Mi siete contrariato? No, ma avrei preferito parlarvene io stesso. Il che vuol dire che avete già deciso questo viaggio. Questo o un altro sarebbe lo stesso per me. Non avete uno scopo preciso? Sì. Quello di allontanarmi. Da me? Da qui. E quando partirete? Quando avrò il vostro permesso. E non avete pensato all'eventualità di un mio rifiuto? Non ci ho pensato, infatti. Perché un rifiuto di lasciarmi partire equivarrebbe ad un atto di tenerezza da parte vostra. Mi ci sono troppo disabituato da un pezzo. Dunque, se mi opponessi... Sarebbe per pura forma. Partireste lo stesso? Sì. Siete il padrone voi, agite pure da padrone senza preoccuparvi del mio consenso. Spero però che avremo ancora il tempo di parlare. Quando e quanto vorrete, ma... Presto, allora. Presto. Perché stasera si è parlato di voi. Di voi e di Fiorenza. È una cosa delicata e grave da decidere. La decido subito, mamma. Dicendovi che ogni idea di matrimonio tra me e Fiorenza deve essere abbandonata. Mi è stato detto che l'amate. È vero. E allora perché questa rinuncia? Perché quando si incontra una creatura di qualità così eccezionali, non basta offrirle la gioia dell'amore, ma credo sia necessario mettere ai suoi piedi una gran gioia di vivere. E di questa, mamma, proprio non ne ho. Siete esigente con la vita. Che cosa vi manca? Avete un gran nome. Vorrei esserne fiero. Un patrimonio immenso. Vorrei poter farmelo perdonare. E per di più la natura vi ha fatto un dono che è al di sopra di ogni merito. Il dono di piacere. Se è vero, l'ho avuto da voi. E voi piacete sempre, senza restrizioni, dovunque andiate, qualunque cosa facciate, a tutti. A tutti? Sì. Vostra nonna è parziale al punto di schierarsi sempre contro di me alla minima osservazione che mi permette. Vostro fratello vi ammira e adora fino al sacrificio. So quello che dico. Marta Regnò, che voi avete maltrattata, può appena nascondere i suoi sentimenti. Se ancora non ve ne ha parlato, lo farà presto. Imiterà Fiorenza, che non ha esitato a confessare il suo amore. Non vi basta? Mi sembra che senza cercare più oltre, la lista non potrebbe essere più bella. Sì, mamma. Se ci foste voi. L'amore di una madre è una cosa tanto naturale che non bisogna metterlo fra i privilegi della vita. Eppure, per avere o per riavere quell'amore, darei con entusiasmo tutti gli altri. E, mamma, poiché per una strana combinazione siamo per la prima, forse per l'ultima volta su questo argomento, voglio dirvi ciò che per delle ragioni che non so capire non vi dico da tanto tempo. Io non ho che un'adorazione. Voi, mamma. Ed è per questo che avete deciso di partire? Sì. Strano. Logico. Fino a poco tempo fa, il vostro amore, la vostra amicizia, la vostra tenerezza erano i veri beni della mia vita. Da che non li ho più? Ragionate. Da che non li ho più? Io ho la sensazione di vivere solo in un deserto dove il mio affetto per voi muore di fame e di sete. È logico che voglia fuggire. Proprio sragionate, Roberto. Pensate e dite delle cose pazze. Lo credo spesso anch'io. Tutte le volte che mi domando
Perché? E non trovo mai una risposta possibile. Provoco nella mia testa un tale tumulto di idee, di assurdità, di disperazioni, da credermi pazzo davvero. E taccio, taccio rabbiosamente, per la paura di farvi soffrire. E avete ragione. Sarebbe troppo. Ho avuto la mia croce ed è stata pesante, credetelo. L'ho portata finora come ho meglio potuto senza lamentarmi né ribellarmi troppo, ma confesso che non avrei più la forza né il coraggio di ricominciare. Avete l'età di capirlo. E il solo mezzo che abbiate di ringraziarmi di tutto l'impegno.